Buongiorno a tutti, ben ritrovati. Siamo di nuovo qui a parlare di una macchina fotografica italiana della fine degli anni 50, molto comune ma altrettanto affascinante. Mi piace e ve la voglio proporre oggi, la Bencini Corol 35. Il marchio Bencini prese vita a Milano intorno alla fine degli anni 30, realizzando macchine fotografiche di stile amatoriale, destinato quindi al pubblico e alla divulgazione della fotografia presso la maggioranza degli appassionati e quindi per la finalità di renderla accessibile un po' a tutti. I primi modelli erano realizzati per il rullo 120, poi dopo, con l'andare degli anni, si pensò bene di passare alla realizzazione di fotocamere per il rullo 135, che cominciava a essere più diffuso e più utilizzato. La Bencini Corol è una macchina che risale al 1959, il primo modello, a cui se ne seguirono altri fino ai primissimi anni 70. La macchina di cui ci occupiamo oggi è la Bencini Corol modello 2 del 1961. Ci sono piccole differenze tra un modello e l'altro, ma sono veramente delle piccolezze. Una curiosità, e infatti vi voglio proporre subito delle pubblicità dell'epoca, è il prezzo. Cioè che nel 59, sì, nel 59 è l'anno di presentazione del primo modello, e anche nel 62, e quel ritratto è il terzo modello, non è questa che propongo io oggi. Il prezzo era di 7.200 lire, mi sembra un'esagerazione, mi sembra davvero tanto. Ad ogni modo, le macchine fotografiche, anche se destinate alla maggior parte dei fotoamatori, anche non particolarmente evoluti come questo, costavano tanto. E adesso passiamo a vedere com'è fatta la macchina. Vedete che bella custodia? Veramente bella, eh? Ha sfidato gli anni, quasi l'età mia, anzi, ha l'età mia, io sono del 62. Questa è del 61. Svitiamo. Eccola qua. Chissà quante ne avrete viste di macchine così, immagino, soprattutto nei banchi dei mercatini. E comunque, questa è la macchina. Molto semplice, essenziale, realizzata in lega di alluminio con un rivestimento di similpelle che ho dovuto rincollare. Ad ogni modo, sono piccole cose. Diamo subito un'occhiata a come è fatta. Allora, la parte che riguarda l'obiettivo. L'obiettivo è un acromatico 55 mm f1.8 Bencini. Non è male, 1.8. Un obiettivo luminoso. Come sempre, la messa a fuoco si agisce su questa ghiera, la ghiera frontale, e la messa a fuoco è a stima. Non c'è telemetro e la macchina non è reflex, ovviamente. Qui sopra troviamo la parte relativa ai tempi di esposizione e vanno da un cinquantesimo a un centocinquantesimo più la posa B, ed è azionabile tramite questa piccola levetta, vedete, che si muove in questa direzione. Allora, questa è la caratteristica che differenzia il modello 2 dal modello 1, perché il primo modello arrivava fino a un centesimo, non c'era il tempo di un centocinquantesimo. Quindi, una innovazione particolarmente gradita. Sotto troviamo, vedete qui, si vede appena, troviamo la possibilità di regolare la ghiera dei diaframmi, però solo su due diaframmi, e cioè in questo caso 8 e spostando 16, 16 e 8. Ecco, solo questi due diaframmi qui. Certo, questo la rende un po' limitata, però ricordiamoci a chi era destinata questa macchina, quindi la possibilità di poter regolare i diaframmi era già tanto. A questo proposito, un attimo, sposto questo, volevo farvi vedere cosa aveva scritto il vecchio proprietario sulla custodia. Vedete? Aveva scritto
58 ombra, un cinquantesimo F8 ombra, un centesimo F16 sole. Una volta funzionava così. Molti lasciavano, io mi capita spesso di trovare delle macchine fotografiche vecchie. All'interno della cui custodia spesso sono contenuti o dei bigliettini oppure, come in questo caso, dei promemoria proprio volanti in cui si scrive dei rapporti, tempi, diaframmi per facilitare la ripresa. E sono cose, sinceramente, come posso dire, quasi. E fanno quasi tenerezza, no? Cioè, vi fanno capire che chi utilizzava queste macchine effettivamente, adesso per carità, senza voler offendere nessuno, però non era molto pratico, no? Della fotografia, aveva bisogno di qualcosa che gli ricordasse quale coppia utilizzare, che accoppiamenti quindi prediligere in condizioni di luce più o meno intensa. Questo fa parte degli amarcord di quello che troviamo in queste macchine. E il bello, vedete, il bello di ridar vita, perché si tratta, ecco, di ridar vita a queste macchine. Questa in particolare era destinata alla spazzatura, ve lo dico chiaro e tondo. Me l'hanno regalata senza sapere se funzionava, e l'ho presa. L'ho presa e ha una bella custodia, la macchina certo non ha un chissà quale valore, però un valore l'ho avuto, chissà quante scene ha fotografato all'interno della vita familiare del proprietario, e ci teneva anche questo proprietario, no? Abbiamo visto che cosa ha scritto nella custodia per poter essere sicuro di scattare sempre in condizioni ottimali. Quindi, al di là del valore economico che fa veramente ridere, queste macchine hanno un valore intrinseco che le rende insostituibili. E una macchina del genere la tengo perché merita di continuare a scattare, perché non è una cosa impossibile. Può scattare questa macchina fotografica e dopo lo vedremo. Va bene, lasciando da parte adesso questi ragionamenti pseudo-sentimentali, continuiamo a parlare della macchina fotografica. Dunque, abbiamo visto i tempi, abbiamo visto i diaframmi, la presa per il flash, guardiamo la parte sopra, abbiamo questa leva di avanzamento e di carica, che vedete fa girare anche il contafotogrammi che è progressivo. La macchina è pronta per scattare. Ecco che scatta. E diamo un'occhiata, sotto c'è la presa per il treppiede, diamo un'occhiata all'interno. Ah, si abbassa qui, si apre, ecco qua la macchina. Allora, come abbiamo detto, adesso la metto sulla posa B per farvi vedere, in questo caso F16. Ecco che apre, F16. Cambiamo F8, quindi leggermente più aperto, ed ecco F8. Insomma, la macchina funziona. Allora, i diaframmi, vi ho detto, sono solo questi. E bisogna destreggiarsi con le possibilità che offre la macchina. E poi altro, sì, nel dorso, il pulsantino, che in genere serve, è situato nella parte sotto per il riavvolgimento del film una volta esposto, è qua, si tiene, schiaccia questo e si gira questa manopola per il riavvolgimento. E la macchina è praticamente tutta qui. Ho notato che, a differenza di altre macchine fotografiche, il caricamento del film è veramente, veramente facile. È una sciapata. Adesso ve lo faccio vedere. Ecco, diamo un'occhiata
a come si carica la macchina. Apriamo il dorso, prendiamo, si alza questa leva in modo tale da poter alloggiare il rullino, si riabbassa, si infila, vedete, cioè proprio semplicissimo, si infila dentro questo cilindro. Ecco qua. Ancora la posa B, mettiamo 105. Ecco. È semplicissimo. E per riavvolgere, allora, vi schiaccia qua. Ecco. Ecco qua, ecco fatto. La cosa più semplice di questo modo. Viene voglia proprio di prenderlo e usarlo. Cosa che farò molto presto. Sarà difficile, perché... No, sarà difficile. No, non sarà difficile. Però sarà difficile, pensavo, nel senso di ottenere ottime fotografie con due soli diaframmi. Però una cosa non impossibile, perché in fondo è una giornata di pieno sole, 16. E un 125esimo ce l'ha questo, un 150esimo si dovrebbe fotografare bene. A posto, io credo che non ci sia altro da dire. Spero che vi sia piaciuto il video, vi sia piaciuta questa macchina. A me mi ha entusiasmato, a dire la verità. Non credevo che, ce l'ho da un po', non credevo, l'ho presa in mano sti giorni e mi sono reso conto che ha delle potenzialità, è bella, è bella, è bella, è bella, al di là del valore, al di là del valore collezionistico che è zero, non mi interessa, mi piace. Se la trovate, prendetela perché ve la consiglio vivamente. Grazie a tutti per l'attenzione, grazie per esservi iscritti, e siete tanti, spero continuate a farlo. Vi auguro una buona giornata e attendo i vostri commenti. Grazie a tutti, arrivederci.